Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua per vedere insieme Grottaferrata. Grottaferrata, un bel posto! Gli abitanti di Grottaferrata sono proprio dei tossici. Andiamo a scoprire che cazzo fanno questi porci. Oggi siamo qua con il microfono professionale per farvi vedere Grottaferrata. E sarò tutto il video con gli occhiali, venite con me. E ogni tanto allontanerò il microfono in modo tale che non mi sentirete per niente, perché mi piace molto l'effetto dei ritardati mentali che fanno i video. Andiamo. Una fontana senza acqua. Come mai senza acqua questa fontana? Puoi riprendere la fontana? Ma bel porta bene. Verso di qua che c'è un altro posto incredibile, ovvero il vero cuore di Grottaferrata. Le foto tessere. Sono anni che manca l'acqua qui. 2 euro. Mentre le foto, quelle per i documenti, se volete guidare la macchina o... qua potete pagarlo 5 euro. La macchina dà il resto, questo è importante. Molti posti dell'Italia non danno il resto, qua dà il resto. Questo vuol dire che se io pago con una classica banconota da 700 euro, potrebbe dare il resto. Trascuratezze. Andiamo via da questo posto del cazzo. Qua a Grottaferrata ci sono persone che non hanno molto ben chiaro come effettivamente si vive. Però noi non siamo qua per giudicare, ma per testimoniare. Ma bel porta bene. Ci stiamo per avvicinare al classico cumulo di nidi di puttane. Una serie quantitativa di fica. Dai. No. Va bene, dai, non le troviamo. Non le troviamo. Che palle che sei, però. No, zona mia no. Sei noioso. Lo so, zona mia no. Va bene, continua. Quando sei in zona tua, fai il cazzo che vuoi. Va bene, continua. Che sono i rischi. Continua! Come vedete, per la redazione di Tremabel, tutto può essere un rischio. Ragazzi, qua possiamo trovare un'importante scultura religiosa. Ecco, il grande, immenso Padre Pio. Padre Pio, per caso, adesso facciamo la classica gag di io che gli do il microfono. Chiaramente non può parlare perché è una statua. Benissimo, ha appena detto. Eccoci qua ragazzi, stiamo andando verso la piazza di Grottaferrata. È una piazza molto importante, ecco, vedete, ecco, il nostro cameraman si sta facendo del male. Guardate, si è distratto perché non ha osservato bene le vigenti normative. State attenti, tenetevi nei vostri sgabellini. Ecco qua ragazzi, la fontana è perfettamente sbagliata, perché quando fai così l'acqua va tutta fuori, quindi non serve assolutamente a un cazzo questo piccolo... Andiamo avanti. Tempo fa avremmo detto diversamente abile, disabile, ma ultimamente il corollario di immaginario di Word è stato cambiato in handicappato, schifoso da uno. Questa sedia a rotelle sta a simboleggiare che questo essere umano non può camminare, non come noi che effettivamente possiamo e siamo normali. Eccoci qua ragazzi, oggi siamo qua in questo nuovo posto da farvi scoprire, chiaramente frequentato da non vedenti. Questo posto qua potrebbe risultare interessante per voi, perché ci sono i saldi, perché c'è la lista di nozze e biancheria tendaggi. Però sapete qual è il punto? Che fondamentalmente non ce ne frega un cazzo. Qua possiamo trovare gente di ogni tipo. Gente piccola, gente grande, gente forte, gente meno forte. Come per esempio categorie svantaggiate, bambini, vecchi, anziani. Troviamo dei cani, troviamo degli animali, troviamo dei bambini sulle carrozzelle. Non le carrozzelle di prima, quelli sono handicappati del cazzo, ricordatevelo. Il punto focale della questione è la notte lunga. L'H24 che ci dà i caffè, che adesso noi offriremo al nostro cameraman Matthew del culo. Oggi ragazzi, sono il cameraman, vi metto un saluto a tutti. Ora andremo a cliccare questo infuso gluten free. Dovrebbe già andare perché abbiamo già innescato. Questo è per te bro. Grazie. Bene ragazzi, stiamo per concludere questo video del cazzo. Grottaferrata è un posto veramente de merda. Non c'è un cazzo, fa schifo. Ecco, guardate, le macchine ci disturbano. Guardate, ok. Ecco, no, passa quando cazzo gli pare. Ecco, un'altra macchina. Fanno come cazzo gli pare. Grottaferrata è un posto di merda, non frequentatelo. Guardate, adesso mi metto in mezzo alla strada, c'è il caso che questa macchina mi rompa i coglioni, mi dica no, ma tu non devi stare in mezzo alla strada. Come cazzo vi permettete? Grottaferrata è il posto del decesso, il posto dell'inferno, il posto di Satana, il posto più orribile che esiste. Ragazzi, non venite qua perché sennò potreste morire. È il posto più orribile del mondo, fa cagare, è una merda. Grottaferrata, un bel posto.